questa canzone la battuta di Gabriele su Thorn? No, 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 non ci cadrò. A parte che la battuta non era su Thorn, ma era su Natalie, con la quale non bisogna giocare a calcio, a carte, perché imbruglia. No, però pure su Thorn l'avevi fatta. Torna a casa, una cosa del genere. E poi su Thorn di Beauty. Allora, abbiamo parlato di Napoli, allora Thorn, sta casa aspetta a te. Se proprio vogliamo essere. Se proprio vogliamo essere, va bene. E così, Danilo, ti abbiamo lanciato la palla. Buongiorno, Zozzoni. Buongiorno, Danilo. A volte ritorno io. Molto bene. Noi abbiamo cercato di fare poco e male per aiutarti, ma tu riesci a peggiorare le cose. Ma penso di aver toccato il fondo. A proposito dell'argomento che avete lanciato oggi, cioè cambiare vita, fare altro, io non so fare niente. Però il mio desiderio, il mio sogno è prendermi un borgo abbandonato. Uno di quei borghi medievali. Non ci voglio fare business, assolutamente. Che ci vuoi fare? Lo voglio prendere con un sacco di persone. Cioè, okay, voglio creare una comunità dove io sono il sindaco. E di che campi? Io sono il sindaco. Io faccio il sindaco. Però... quindi metti le tasse, tu campi di tasse e gli altri si devono arrangiare. Perfetto, sì, però poi ci servono le cose basi, tipo un dottore idraulico, l'elettricista. Cioè, se volete, voi potete far parte di questo borgo. Vediamo l'ora, guarda. Con te sindaco poi proprio non vedo l'ora. Vabbè, a Giorgio gli possiamo fare tutto, perché faccio la giusta cosa. Furio fa il vino, perché lui sapete molto. Ma tu, Gabriele, che cosa vuoi fare? Ma scusa, cinema, teatro, vogliamo averci anche la parte di entertainment. A Patrizio gli facciamo allevare le galline. Veronica può fare quello che vuole. Può fare quello che vuole. Per me, io posso dire una cosa: tra te e la Stellina, preferisco la stella come sindaco. Almeno le cose le fa funzionare. Anzi, Veronica nel borgo può fare skate e può smettere di mettere sempre quell'immagine. Lei su Instagram, ed è anche parlato dei social, mette l'immagine quella che sta sulla rampa e sembra che è brava a andare sullo skate, capito? Però lei scrive sempre scusami. Sì, esatto. Però afferma di essere una pippa, lo il dice. Il video intero non lo mette mai, mette solo il fermo immagine. È una sfida. Adesso lo vuoi, adesso io non so camminare, quindi Danilo, dai. Andiamo con la sigla. E sei tornato. Gabriele, vuoi fare l'altra spalla? Ecco, quella lì, sì, quella. Come quando vado. Sì. Sono gente che vale. L'ha fatta prima, A tradimento. Così non eri pronto. A tradimento. Pensavo ne facessi due a questo punto. Ma come due? Stiamo perdendo del tempo. Destro sinistro. Ma tantissime ne ha fatte. Cioè, vabbè, una serie. Sono le ripetute. Ma partiamo subito con diciamo fatto caso. Allora, ieri sono andato a fare una risonanza magnetica alla cervicale, perché sono anziano. Ma lo potevi dire, scusa. Ci ho fatto caso a sta cosa. Ma noi questa cosa qui lo facciamo per divertire, non è necessario. Io vengo pagato per se provi del dolore. Facciamo così, la sospendiamo temporaneamente. Passiamo allo sciazzo. Ma il dolore cervicale non è dato dal pugno, ma proprio dato dal fatto che sei anziano. Sono anziano, sì, e soprattutto il dottore mi dice sempre: smetti di bere birra. Io faccio finta di niente. Perché dice che mi gonfia lo stomaco e ho la postura sbagliata. Vabbè, comunque ieri quando sono andato a fare questa risonanza, cioè mi ha detto togli tutto. L'ha detto. Allora togli tutte le cose metalliche e tu gli cominci a dire: ma anche l'orologio? E lui sì. Ma pure la cinta? Sì. Oh, le cose, ma i soldi? Sì. Guarda, è come all'aeroporto, è uguale. Ma questo lo devo togliere. E poi mentre stavo lì a fare diciamo la risonanza, ho visto l'ecografo e ci hanno fatto caso che nel 2022, perché ancora ti riempono il corpo con quella crema che fa così? Perché serve. Ma non riesco. E poi quando ti dicono si vuole pulire, tu dici sì, loro ti danno un pezzetto di carta piccolissimo. Sì. E quello gel.
quel gel dello spalmi. Sì, quello non si asciuga mai, quello è vero, a prescindere. Le cerchi di togliere quella, quella cosa. Era anche bella la storia, ma l'hai tutta rovinata. Non si è capito con niente. Con quello gello. Con quello gello. No, sai che ancora sono scosso da, dalle ripetute che ho. C'è, poverino. E dentro il cervello ha sbattuto tanto te dentro il cranio. Tieni la capo e sparti le orecchie, come dicono a Napoli. Ilaria ci scrive: ci ha mai fatto caso che se aspetti davanti al tostapane, il pane non si tosta mai. Brava! Appena ti allontani del metro, si brucia. Ma questo succede perché, allora, la prima tostata tu vai sicuro, perché sì, parte da freddo. Da freddo. La seconda, che è bollente, se brucia sempre. Se brucia, so problemi. Andiamo alla piegatura. Questa è una cosa in cui ha fatto caso un mio amico. Ah, un suo amico. Ci ha mai fatto caso che quando per caso capiti su un sito porno, per sbaglio, e per caso clicchi e fai partire il video, parte sempre la pubblicità. Stanco di masturbarti. No, non so, sto qua apposta. Non ho iniziato. Non so sta. Dopo la pubblicità. Però, quanto è vero? È vero, cioè. Beh, sarò lì per quale motivo? Volevo vedere i banner. Così, curioso. Bravissimi Elisa e Giovanotti, perché loro sono aziendalisti. Infatti cantano Siamo le Pande a un certo punto. Siamo le Pande, le Pande, le Pande. Le Pande, le Pande, le Pande. Escono da tutte in fila. Allora Danilo, grande successo per l'intervento. Sì. Come puoi migliorare questa tua questa partecipazione oggi, questo mercoledì? È arrivato il momento della birrubrica. Scusa, l'abbiamo salutato di Rumatera quest'anno, non ancora. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Rumatera, allora oggi l'avete anche sentito. È la rubrica preferita da Linus. Ma te l'ha detto lui? Sì, ma infatti oggi, guarda, volevo anche, se lo sapevo che lo chiamavate, vi facevo dire la conferma di questa cosa. Però non abbiamo avuto la possibilità. Una sintassi. Sì, sì, se lo sapevo. Oggi ho problemi più del solito. Ieri ti sei agitato un po'. Se lo avessi saputo. No, cerco di sbrigare. Parlo veloce, il cervello non mi segue. È il contrario, cioè lui dà la bocca parla e il cervello è in ritardo. No, è possibile. No, perché sono separati. È chiaro. È come la storia di lavatrice asciugatrice: se si rompe il cervello, la bocca continua a funzionare, ragazzi. Quindi... Male, ma cos'è? Un rettile. Sei. Okay, allora. È tornata? Birrubrica, la rubrica di approfondimento culturale, scientifico e di costume sulla bevanda più amata dall'essere umano, cioè la birra. Ah. Secondo uno studio condotto da Danilo da Fiumicino, Birrubrica è la rubrica più amata e più copiata. Copiano tutti, lo slogan. Birrubrica per l'ascoltatore che non deve chiedere mai. A proposito di copiare, ma scusa. Copia, incolla, paro. Andiamo con la prima notizia. Prima notizia: Heineken lancia le Heinekix, le scarpe con la birra nella suola. Beh, è stata la notizia dell'estate. Praticamente l'Heineken ha lanciato queste scarpe che sono bianche, verdi, non so se l'avete viste. No, peccato. C'hanno la suola, diciamo, alta di plastica, dove dentro c'è la birra. E non ce le hanno mandate. Dentro c'è la birra. No, ma le fanno a tiratura limitata, dicono che sono, le faranno, perché uscirà a fine anno da 32 modelli ai 100 massimo. Totale. Costeranno sulle 1500 euro a paio. Minchia! Quindi non credo che ce li manderanno, no. Secondo me, no? E la cosa figa è che a posto della linguetta c'hanno un apribottiglie, però la birra dentro, diciamo, la scarpa non te la puoi bere. No! E questo non va bene, perché c'è uno spreco di birra. Uno spreco di birra. Ma andiamo con lo spot di birrubrica. Spot. Vignano sempre più star. Io mi attengo. C'è un copione. L'autore dice anche cosa fare. Scappa,
Ecco. E acquista il mensile di Birrubrica. Ricordiamo che il mensile non esce tutti i mesi, no? Ma esce un po' quando c'è. Sì. Nel mese di ottobre il regalo non c'è, sta niente. C'è la crisi, poi i regaletti li prendete e li buttate. Non vi piacciono, che merda, che brutto, eh? Lo spreco. Quindi beccatevi il mensile, non rompete il cazzo. Okay. A posto. Andiamo con la seconda notizia. Seconda. Ho fatto tutto il premio. Io ho fatto un lavoro autorale. C'è la scrittura autorale, certo. Sì. Crisi anidride carbonica. Però sta sempre lì. Ha punti puntigliosi. Ascoltatori, stanno in macchina. Non se ne accorgono. Crisi anidride carbonica. Stop alla produzione della birra. Ah, è vero. Qui c'è un problema. È un problema grosso. La crisi dell'anidride carbonica, da cosa è dovuta dagli aumenti, dalla guerra, dagli aumenti, certo, del gas, della corrente, dall'uso che ne hanno fatto per, diciamo, motivi sanitari, ma soprattutto perché l'anidride carbonica la sprecano per fare l'acqua frizzante. Non si fa, quindi non c'avevamo anidride carbonica e non si può fare la birra, quindi smettiamo di bere acqua frizzante. No, diamo un suggerimento soprattutto ora ci stanno questi influencer che fanno a gara tra quelli che trovano l'acqua più frizzante, capito? Diamo un suggerimento, andate al largo adesso della Danimarca che c'è il mare frizzante, sai che è acqua buona. Non degli influencer. C'è crisi, ragazzi, la birra non si fa, smettete di bere acqua frizzante. Ma non si può avere birra senza anidride carbonica? No, perché l'anidride carbonica serve per imbottigliarla. Questo qui ho letto. Perché altrimenti c'è la cask, che è un tipo di birra a cascata. Birrubrica è finita. Se i poteri forti, perché loro non ci tapperanno le ali, a noi continueremo a insegnare, a divertire e non cambieremo mai le nostre idee, non ci inchineremo mai davanti ai padroni. Questo lo aggiungo. Sei preso. Però è pur vero che tutto c'è un prezzo, quindi si accetta un'offerta. Dai, fatevi solo. Un arco di 10 secondi. Molto bene, mettiamo l'ultimo disco di oggi. 8:50, questa è Radio DJ, arriva Lizzo. Girl, I'm about to have a panic.